Avevamo finito pochi giorni fa di documentare l'avventura al nido della tartaruga Claretta in località Battigia d'Alcamo Marina. Adesso aspettiamo che si schiudano le uova al nido che si trova in località Calatubo, perché qui Martina ha nidificato lo scorso 14 luglio. Emanuela Dara dell'associazione Italia APS, come vanno le cose qui? Aspettiamo l'arrivo delle piccole, stiamo creando il corridoio di discesa a mare con gli altri volontari di tutte le associazioni, stiamo proprio spianando la sabbia e preparando il corridoio che permetterà alle tartarughine di arrivare in tutta sicurezza al mare. La schiusa, ecco, è prevista nei prossimi giorni, non abbiamo ovviamente anche in questo caso la certezza di una data. E qui avete creato, vediamo, un'imponente muraglia naturale. Sì, esatto, qui abbiamo cercato di proteggere il nido dalla mareggiata che addirittura due notti fa è arrivata fino a su alle dune, creando questa muraglia con l'aiuto soprattutto degli operai del proprietario del Lido Greg, che ci ha aiutato tantissimo. La muraglia ha proprio protetto il nido dall'arrivo delle onde. Cosa che purtroppo non siamo riusciti a fare invece il mese scorso, il passato 4 di agosto, al nido invece di Claretta. Qui si spera che non ci siano stati danni alle uova e aspetteremo e vedremo. Grazie Emanuela, salutiamo anche gli altri volontari, almeno quelli che sono qui presenti, perché qui c'è una squadra al lavoro di tante persone, è vero, dunque che abbiamo qui soltanto un saluto, grazie, salve. Voi siete per l'associazione, dunque ci volete ricordare? Io sono il presidente dell'associazione Libero Ambiente di Capaci, insomma aiutiamo per quel che si può i ragazzi qui di Alcamo che hanno questa bellissima realtà da portare avanti e proviamo a fare ognuno è il nostro. Giuseppe Chioffalo. Abbiamo anche la possibilità di salutare. Sì, di fare ambiente. Oggi ci ritroviamo qua a dare una mano insieme. Speriamo bene. Bene, allora, squadre sempre al lavoro. Voi siete dei grandi appassionati, insomma, di questa realtà che sicuramente per i tanti che vivono a Alcamo Marina ma che stanno imparando soltanto adesso a conoscerla, rappresenta una novità, possiamo dire. Assolutamente, una novità, ma è stato un momento veramente un punto di incontro di tante persone, c'è stata la possibilità di fare laboratori e di dare informazioni, e tanta gente si è appassionata e questo, diciamo, per noi è una grande soddisfazione, perché speriamo di contribuire veramente a sensibilizzare sempre di più sulle problematiche ambientali in questo momento.